33 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Unione Sovietica, firmata nel 1991, è festa nazionale per l'Ucraina, ma anche un momento di unione per le comunità sparse in tutto il mondo, compresa quella del capoluogo, tanto più nel pieno della crisi internazionale in corso. La decisione fu accelerata all'epoca da un tentativo di golpe di marca conservatrice messo in atto a Mosca negli stessi giorni e accompagnato da un referendum che vide tanto le regioni del Donbass quanto la Crimea esprimersi a larga maggioranza per lo scioglimento del vincolo con la Federazione Russa. 33 anni dopo si torna in piazza e sulla facciata di Palazzo di Città sventola la bandiera gialla e blu per il terzo anno consecutivo a testimoniare la vicinanza barese al popolo. Festa per noi è festa della vita, della nostra vita, e soprattutto questi giorni noi capiamo perché, come possiamo vedere, questa è la vita, questa è la morte, è scomparsa. E vogliamo più di tutto che la nostra vita torna, restituisce come era prima. L'Ucraina ai confini dell'Europa è dal 1991 con la dichiarazione di indipendenza, che lotta per vivere in democrazia e libertà e appunto indipendenza. Proprio per questo è importante supportare il popolo ucraino. Noi forse ci siamo dimenticati quanto è prezioso tutto quello che abbiamo. Loro no, perché stanno ancora lottando per raggiungerlo. Io penso che come Italia e come Europa sia nostro dovere sostenere le democrazie europee e chi lotta da decenni ormai.